Abbiamo deciso di sorprendere la Sara, che a me mi è arrivato un messaggio alle ore 6:30 della regione Marche, che praticamente aveva messo questo lutto regionale. Siccome noi siamo, facciamo parte di un comitato parrocchiale, noi dovevamo per forza aderire. E io ho aderito subito, perché anche se c'era quel nostro amico grande Don Giuseppe, avrebbe aderito sicuramente. Il pubblico oggi è venuto numerosissimo, ci ha dato praticamente un po' da fare a noi là in cucina, però erano tantissimi, e secondo me ha ricompensato quello di ieri. Ieri abbiamo avuto dei messaggi che ci ha detto: bravi ragazzi, avete fatto bene, noi torneremo domani sicuramente. Quest'anno senza limitazioni, l'anno scorso abbiamo fatto una ripartenza per far vedere noi che ancora c'eravamo, perché dopo la morte Don Peppe pensava, qualcuno ci diceva, ormai non c'è più niente, ormai è finito tutto, invece no, la Sara continua sempre. A gennaio ci avremo il nuovo comitato, perché c'è le elezioni, sicuramente ci sarà qualche giovane che entrerà. Magari io sono contentissimo, perché gli darò tutto il mio sostegno. Tanti giovani, quest'anno veramente abbiamo parecchi giovani che sono in cucina e che ci danno una mano e che hanno anche contribuito insieme a noi al comitato, li abbiamo invitati sulle riunioni e hanno contribuito ad organizzare questa sagra. Sì, è stata una decisione presa in comune per far sì, per rispettare il lutto regionale, e di conseguenza abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi del sabato per poi riprendere a pieno ritmo la domenica. E questo sinceramente ci ha premiato, perché anche oggi a pranzo abbiamo visto, la domenica a pranzo abbiamo visto che c'è stata moltissima gente, e ci aspettiamo anche ancora di più la sera a cena. È una tradizione che va avanti da molto tempo, che è partita da Don Giuseppe Franchesi e poi è andata avanti sempre di più e è cresciuta sempre di più, e è tuttora una grande sagra che attira molta gente per il suo piatto particolare, che è la polenta. Io sono cresciuto qui e per me la sagra polenta è molto importante, ovviamente anche nel nome di Don Giuseppe Franchesi, che a me fin da piccolo mi è cresciuto e mi ha dato dei valori. Questi valori sono stati trasmessi anche dalla mia famiglia, e per me lavorare qui è un simbolo di orgoglio. Ovviamente cerchiamo di coinvolgere molta più gioventù, in modo tale che in futuro possa proseguire questa tradizione. La nostra presenza ormai è storica qui a Santa Marinzella, infatti anche domenica scorsa tra l'altro ci siamo stati, ma sono anni e anni e anni che partecipiamo molto volentieri e attivamente a questa festa, e tutti gli anni ci richiamano, perché ormai la collaborazione è proprio storica. Per me è festa due volte, perché comunque io faccio parte del comitato organizzatore della Sagra Maialina alla Brace e collaboriamo con molto piacere con il comitato di Santa Marinzelva, e quindi loro vengono da noi a luglio e noi diamo una mano con molto piacere adesso durante la sagra della polenta, e quindi per me è un doppio impegno, ma partecipo volentieri, un po' d'allegria, ci sta sempre bene, anche perché al termine di ogni lavoro una volta c'era il Santarelli, quindi si ballava e si faceva festa, a maggior ragione anche per chi lavora qui durante la festa, vedere allegria, ballare, partecipare con noi. La parte religiosa è stata, diciamo, la Santa Messa per i volontari. Questa è la parte religiosa, cioè far sì che i volontari capissero anche il senso del dono, del servizio e anche di una missione, anche perché i proventi, alcuni proventi verranno anche donati, come secondo lo spirito anche di Don Peppe, che è stato lui l'iniziatore, per alcune realtà giù in Africa, il Togo, tipo la biblioteca. Quindi ci sono delle iniziative già iniziate che noi porteremo avanti proprio con i proventi, che grazie anche a voi e alla gente che viene ci darà la possibilità di poter attuare. Vediamo che la polenta unisce, diciamo, le feste, questo tipo di feste, la sagra, che è molto semplice ma ben organizzata, quindi attira molto, quindi questo fa piacere, e quindi anche per i volontari è una giusta ricompensa anche vedere tanta gente. Sono stanchi, qualcuno dice ma i piedi non ce la fanno più, perché col fatto che ieri non abbiamo fatto per mantenere questo rispetto per le vittime che sono accadute nel nord delle Marche, e oggi però corrono molto, perché molti sono quasi raddoppiati oggi.